Bene, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e per la serie auto da pelo sullo stomaco, quest'oggi vi propongo sul circuito di Le Mans, il Bugatti, c'è cioè la serie GP, quella diciamo più corta, questa fantastica Pagani Huayra BC da 800 cavalli. E siccome sono all'ascolto di tutti quelli che mi seguono, non solo auto moderna per auto da pelo sullo stomaco, ma anche in realtà virtuale. Così cerchiamo di accontentare tutti. Però ragazzi, non chiedetemi troppo perché non potrò accontentare tutti su tutto. Intanto questa fantastica Pagani cerca di uccidermi. Il setup personalizzato del force feedback di Nyxos. Io ho la versione 0.94, si sente davvero tutto. È stato ancora una volta perfezionato in questa fantastica Pagani, ragazzi. Mamma mia, senti che audio. Spero che possiate apprezzare lo sforzo che devo fare per contenere quest'auto che ha uno scarico di potenza allucinante. E io volevo ringraziare il mio amico Carlo per la controdedica video. Sembra una telenovela che non finisce mai, ragazzi, però è talmente una figata poter condividere questa nostra passione anche tra botte, risposte e video. E come dice Carlo, non finisce qui, ragazzi, questa serie di prove che facciamo. Lui è un po' più tecnico, fa delle ricerche sulle auto che prova, io sono più, diciamo, spartano nelle spiegazioni, preferisco farvi apprezzare i comportamenti dell'auto, qualche circuito e dare le mie impressioni personali di quello che succede in pista. Lascio quindi a Carlo la briga di darvi delle spiegazioni sulle auto che prova. Io vi dico che quest'auto, purtroppo non ho potuto mettere la telecamera che inquadra i miei piedi, perché devo ammetterlo, ragazzi, ho dimenticato di caricarla, e quindi vi assicuro che gioco in modo molto tranquillo con l'acceleratore. Ed era un po' che non giocavo in realtà virtuale con il mio casco HTC Vive, e vi assicuro che è una figata pazzesca, pazzesca. Project Cars 2 coinvolge davvero tantissimo, hanno fatto un lavoro davvero eccezionale. Poi con questa mostruosa Pagani Huayra, non so se si dice così, BC. Che avevo precedentemente testato anche sul Bonus Pack 3 di Assetto Corsa, che mi aveva davvero impressionato. Guarda come scoda. Con quel dettaglio interno, ragazzi, non so se si riesce a apprezzare, ma è veramente fatto molto bene. Ma senti che audio, mamma mia. È una continua correzione quest'auto. Vi consiglio assolutamente, ragazzi, di prendere questa combo e testarla, perché è una goduria anche solo a testare, a fare un giro in hot lap e cercare di controllare quest'auto che tenta costantemente di assassinarvi. Addirittura migliora il mio tempo, non so come, ma largo il Fabri. Tanto quel messaggio lì siete abituati nei miei video.
senti il fischio del turbo, ragazzi, è un qualcosa di spettacolare. Spettacolo. Quest'auto, come tutte quelle che stiamo provando in questo momento, si commenta da sola. Ragazzi, bisognerebbe fare una gara con questa classe auto e testare e vedere cosa succede. E quindi vi propongo una garetta.